Ma tutti i minuti che sono morito, scusate se ho gli occhiali, ma stavo finendo di fare i compiti per scuola. Spero che il mio video si veda abbastanza bene, anche se mi pare un pochettino scuro. Non so se è peggio o meglio, comunque. Allora, questo video, come potete già vedere, della mia lavagnetta, bellissima, che è apparsa all'inizio. Non tocco gli occhiali, ma veramente mi hanno fastidio un po'. Allora, questo video parla... Scusate se mi dato tossisco, ma sono stata male, mi dispiace. Tanto per cambiare. Comunque, questo video parla, ovvero, i miei sogni e i miei desideri. Allora, partiamo dal presupposto che mi piacerebbe tantissimo poter, diciamo, trasformare la mia passione comunque nel fare i video, perché comunque a me piace fare i video, mi piace comunque esprimere i miei pareri, mi piace comunque mettermi proprio in questo caso tramite il cellulare ed esprimervi il mio parere, farvi vedere le cose che faccio in generale, la mia vita. Diciamo che a me piace molto, mi piace condividere me stessa. Mi piace mettermi comunque in gioco in molte cose, quindi a me piace, io sono onesta, mi piace veramente tanto fare video su YouTube. Sono realista, so che molti ci costruiscono un lavoro dietro perché sono veramente bravi e tutto. Io non penso che potrei riuscirci, poi cioè, ci riuscirò ben venga, se ne sarei felicissima, perché ci sto mettendo veramente impegno nonostante io comunque debba ancora prendere il diploma. Sì, come sempre, io ho 24 anni, devo ancora prendere il diploma. Però diciamo che non mi sto spogliando, non mi sto togliendo la maglia che ho caldo. Diciamo che io comunque mi sto impegnando per cercare di prendere il diploma, ma comunque non voglio trascurare ovviamente i miei hobby, le mie passioni, o cose che potrebbero mi dare in un futuro un lavoro, o comunque rimanere anche solo una passione, perché poi non si può sapere nella vita. Allora, io diciamo che sono litigato con la mia sciarpa per non stressarmi. Allora, diciamo che il mio desiderio più grande è quello di poter riuscire a diventare uno youtuber a tutti gli effetti, nel senso di poter trasformarlo anche in un lavoro. So che questa cosa potrà essere difficile, so benissimo che esistono youtuber che lavorano anche, quindi penso di poter, o meglio, riuscire a conciliare due cose. In questo caso, semplicemente farò la studentessa che riesce a caricare video se posso. A volte magari i miei video saranno un po' sbrigativi, altre cose, magari perché sono di corsa, magari perché sto studiando. Adesso preferisco fare matematica e mi buttare giù dalla finestra. Scherzo, devo anche fare un saggio di italiano molto bene. Comunque, no, io cerco sempre di conciliare due cose assieme. Quindi è anche un modo per staccare, comunque, perché se faccio tutta una tirata di studio, presto studio, sono presto, sono solo esercizi, cose iniziali, quindi non è pesantissimo. Però quando si tratterà di studiare realmente, lì sarà una cosa diversa. Comunque, uno dei miei sogni appunto è YouTube, nel senso che non è che sogno di diventare un YouTuber famoso, eccetera. Sarei già contenta di poter essere conosciuta a livello mediocre, di piacere alle persone che mi seguono e magari di sì, guadagnarci qualcosa, sono onesta, perché ovviamente se fai un qualsiasi lavoro che ti piace, e ci guadagni, stai bene con te stessa perché fai il lavoro che ami. Quindi perché non potrebbe essere anche YouTuber? Nel senso che molte persone quando dico io faccio video su YouTube mi dice ah, ha dei pregiudizi o altre cose. Non è che faccio la mendicante o altre cose, a parte il fatto che ora come ora io non vengo né pagata né nulla. Per il semplice fatto che non ho raggiunto l'idoneità per poter monetizzare i miei video. Quindi sono io che continuo a farlo per puro piacere. Poi se un giorno riuscirò a monetizzare, io ne sarò felicissimo, perché è la cosa che penso tra tutte più desidero. Diciamo che io ho un'anima di un artista, l'ho sempre detto, nel senso che ho tanti sogni e desideri, nel senso il primo, che comunque l'avete visto nello scorso video. Io ho sogno di viaggiare, quindi nel senso, ovviamente non lavorativo,
Nel senso, piacerebbe viaggiare come hobby, nel senso, quando ho tempo libero, quando avrò i soldi soprattutto, per visitare posti nel mondo, finire di visitarmi la mia Italia e via discorrendo. Un'altra mia passione è la cucina. Infatti, io un giorno, ovviamente non adesso perché con la crisi e tutto il resto, per adesso quello che ho in mente. Uno, non penso ci si sarebbe fattibile in quanto non avrei né i mezzi né le risorse né niente. Secondo caso penso che sia ancora troppo presto, nel senso che spero che questa cosa si possa fare quando magari sarò più grande, nel senso magari anche se avrò una trentina, quarantina d'anni, non importa, perché penso che comunque questa cosa sia una cosa a lungo termine. Quindi è una cosa che magari vorrò fare io se riuscirò, che sarebbe aprirmi un ristorante particolare, nel senso, vuol dire, perché il ristorante si può fare? Aprire questo. Allora, io sono avuto la passione per la cucina, ma non solo la mia cucina italiana che io amo, nel senso io amo la pizza, amo la pasta, 400 altri tipi di ricette che non so elencare, sennò il video mi durerebbe 4 ore e mezzo. Ma amo moltissimo la cucina di tutto il mondo, penso. Quasi, le ho provate quasi tutte. Quindi la mia idea è di fare un giorno, di aprire un ristorante. Scusatemi, cerco di non arrabattarmi, spero che il cielo non cada. Il mio sogno è quello di poter praticamente aprire un ristorante dove qualsiasi persona possa mangiare pietanze di tutto il mondo. Ovviamente assumendo degli chef capaci, che siano capaci a preparare le cose, che siano comunque, diciamo, come si vuol dire, ferrati su quel determinato piatto che lo sapevo preparare in modo buono. Faccio un esempio, cucina italiana, le cose che farei cucinare di più sarebbero la pizza, che ne so, gli arancini, la focaccia, le lasagne, alcuni tipi di piatti tipici, ma comunque i più classici italiani, che quando anche una persona che viene da fuori dice, ah, io ho sentito parlare della carbonara, della matriciana, per dire. Che sono piatti che sembrano comunque un po' cazzate, però ci sono tante varianti. Se sono italiane, a volte storpiamo le stesse ricette. Quindi per me è quello il tipo di ristorante che vorrei aprire. E voi dite, è una cosa abbastanza complicata. Sì, in effetti sì. Perché vorrei fare una versione molto tecnologica, nel senso, non so se avete mai visto le cucine che ci sono magari in Giappone o in altre parti del mondo dove sono molto comunque più avanti di noi tecnologicamente. Ovvero, ognuno può ordinare tramite uno schermo e scegliere il tipo di cucina. Tutto sceglie la lingua, perché può essere un bellissimo uno straniero che non conosce la nostra lingua e vuole mangiare nel mio ristorante e dice, va bene, io voglio provare la cucina locale, però non conosce la nostra lingua, o meno non perfettamente, quindi sceglie la lingua che magari si trova meglio, anche se comunque può essere asiatico. Io gli posso proporre benissimo anche la cucina nella sua lingua, volendo, oppure sceglie l'inglese che alla fine tutti lo capiscono l'inglese. E lui può scegliere se i piatti tipici del suo paese, con la consapevolezza che non saranno identici, oppure con la cucina locale. Ovvero, io posso proporre piatti asiatici, proporre piatti thailand, che so, non voglio fare errori geografici, quindi piatti giapponesi, piatti di cucina cinese, thailandese, messicana, spagnola, e via discorrendo. Perché questo? Per aprire non solo l'Italia, ma penso tutto il resto del mondo ad avere, visto che abbiamo ormai una cultura multietnica, a farlo anche nella versione di cucina. Perché penso che sia una cosa veramente bella. Perché a me piacerebbe tantissimo andare in un ristorante e potermi mangiare un ramen, per dire, faccio un esempio, sì, mi piace molto il ramen. Il ramen con, ad esempio, il sushi. E poi magari a una persona che magari accanto a me non piace magari la cucina, perché non, nulla da ridire, magari non gli piace quello che mangio io, e magari si prende la sua pizza, il suo arancino, per dire, le patatine fritte, una persona accanto a me si prende la cucina messicana, per dire, si prende i suoi nachos con le tapas, non mi picchiate se sbaglio le pronunce, anche perché ho il naso chiuso, per fare questo esempio. Ovviamente la cucina è apertissima alla cucina sia vegana che vegetariana, che è anche un'altra cosa che non mi ricordo più, comunque tutti i tipi, gluten free, sarebbe aperta a tutto, perché comunque è una cucina che voglio fare a livello mondiale, quindi ok, i piatti non saranno ovviamente per ogni tipo di posto nel mondo tantissimi, perché comunque sarebbe molto complicato. Sarebbero quelli più tipici ovviamente, ovvero quelli che
essendo che comunque è una cosa tecnologica, prima di aprire il stesso ristorante, io lo farei pubblicizzare prima con un sito web, con Facebook, se ancora esisterà, penso di sì, tanto non penso che crollerà tra 10 o 20 anni. Farei una pubblicità molto, molto ferrata su questo ristorante che vorrei aprirmi, chiedendo stesso alle persone quali piatti tipici vorrebbe in un ristorante mondiale, multietnico, diciamo, ecco così. Se molte persone voteranno per dire, che ne so, la pizza, le patatine, gli hamburger, la Caesar salad, il ramen, il sushi, il sashimi, faccio esempi così. L'arancino, la lasagna, la bolognese, non puoi mancare, che ne so, le cozze alla sorrentina per dire. Scusa, faccio esempi che sono molto buone. Io ovviamente vedrò le cose che sono più votate, insieme ad altre persone che ovviamente aprirò il ristorante perché non è che mi metto a cucinare io, perché vorrei tanto, però dato le mie intolleranze, anche per quello sono aperta ad avere una cosa tecnologica perché le persone possono scegliere tipo, io voglio il ramen, però non voglio che in questo piatto, faccio esempio del ramen, non voglio che ci sia dentro il porro, la cipolla o l'aglio. Ora, in molte ramerie che sono andata non ho mai trovato né cipolla né aglio, al massimo sostituiscono il porro, non ho mai avuto problemi in questo caso. Però, essendo comunque un ristorante molto grande, quello che ho in mente io, voglio che sia tutto fatto digitalmente, nel senso, la persona può scegliere stessa lei quello che può togliere o aggiungere al piatto, liberamente. Nel senso, può scegliere un ramen vegetariano, un ramen vegano e togliere o mettere o aggiungere cose a proprio piacimento se magari ha delle intolleranze o ha dei problemi a mangiare un determinato tipo di alimento. Questa è l'idea, diciamo, molto generica. Oltretutto, non si mangia solo, la mia idea è quella, ma voi potete acquistare direttamente nel mio futuro ristorante, che detto così sembra bellissimo, ma da realizzarlo penso che sarà una cosa allucinante. Potete direttamente acquistare dei prodotti per replicare poi voi a casa i prodotti, oppure anche il takeaway per dire. Voi potete portare anche i piatti a casa, ovvero ordinarli dallo schermo, come vedete faccio un esempio molto stupido, ok? McDonald's. L'idea è simile a quella, però voi siete seduti, ordinate dal vostro tablet e potete portarvelo anche a casa, oppure potete ordinare le cose in versione istantanea. Molti dicono, ma cucini la versione istantanea, non è come ovviamente si evolverà nel tempo. La cosa che dico io è che io vi posso fornire degli ingredienti che sono in maniera primitiva, cioè molto grezza, ovvero io vi do, volete fare gli udon con il pesce, quelle cose là, io vi do gli udon da poter fare, poi potete acquistare voi a parte altre cose o altre cose ve le fornisco io che sono cose essenziali per poter fare quel piatto, oppure alcune cose le potete acquistare che sono in forma istantanea, che non c'è nulla di male, io dico, perché comunque non vado ad ammazzare la cucina vera e propria, è, come ripeto, una cucina di ampie vedute, nel senso tu puoi provare anche la differenza stessa di un ramen vero e un ramen istantaneo. Ho un ramen cucinato in casa a modo tuo, come la pizza per dire. Io non vi rifilerò mai la pizza surgelata, quello è ovvio. Posso fornirvi gli ingredienti per fare una pizza in casa, ovvero magari un ricettario, che magari una persona che viene per la prima volta in Italia e dice che bello, cioè, si porta a casa un ricettario italiano, scritto magari anche sì, in italiano con eventuale traduzione. E si può portare anche a casa, che ne so, la nostra polpa di pomodoro per dire, l'olio extravergine, eccetera, eccetera, e il basilico, per esempio. Questa è l'idea generale di questo sarebbe il mio grande sogno, ovviamente, come ristorante. Ovviamente è una cosa che io prevedo di farla quando comunque sarà molto più grande, perché comunque ci vuole una barca di soldi e l'idea mentale è bellissima, per carità. Ovviamente io sono sempre felicissima se riuscirò anche a portare avanti il mio canale, in quanto se mai un giorno veramente dovessi aprire questo ristorante, penso che dedicherò anche al canale stesso, anche al ristorante, quindi farei tantissimo video del mio ristorante. Cioè, questa cosa mia è stata ispirata da un film che si chiama Ramen Girl, che lei apre una rameria, ma io vorrei aprire una cosa più grande. E questo è tutto. Ci vediamo al prossimo video, che sarà un video simile su i miei desideri e i miei sogni, perché il tempo sta per scadere. Vi saluto tutti, spero di poter estendere il mio tempo. Ciao a tutti.